La Riviera ci si prepara, per esempio alla stagione estiva. Allora facciamo il punto in diretta con Flavio Isernia. Sì, con il ministro del turismo Daniela Santanchè, ministro oggi a Rimini per mandare un messaggio chiaro. Assolutamente sì, insieme al Presidente dell'Emilia-Romagna abbiamo lanciato la campagna di promozione nei mercati di riferimento e nel mercato italiano. La tragedia c'è stata, ma non dobbiamo aggiungere anche la tragedia economica di far perdere il turismo di quest'estate. Non ce lo possiamo permettere, non succederà, perché siamo uniti tutti i livelli di istituzioni per far sì che tornino i turisti perché è tutto pronto. Grazie a Dio le coste non hanno avuto quei danni e quella tragedia che c'è stata all'interno. Qua io ho fatto il giro su tutta la costa della Romagnola e ho visto dalle spiagge ai bar, ai ristoranti, agli alberghi pronti e aspettano. E quest'anno c'è un motivo in più per venire a fare le vacanze qua. Ministro, un'ultima cosa, il messaggio che ha stampato su questa maglia. Questa è quello che ha fatto Alberta Ferretti, che ha fatto questa produzione di maglie con Io ci sono, e dico a tutti, se le volete comprare sul sito, tutto il ricavato, tutto l'intero ricavato andrà a questo territorio. Quindi è un bel gesto perché ognuno di noi, se fa un pezzetto, è importante per aiutare a ripartire e a dare quello che si aspetta a questo popolo, questi italiani, questi emiliani, questi romagnoli che hanno dimostrato una grande resilienza. Hanno lavorato, stanno lavorando, cantando con il sorriso sulla bocca e questo è un orgoglio di essere italiani. Grazie Ministro, buon lavoro. Da Rimini è tutto, la linea allo studio. Grazie, insomma, l'appello del governo è anche quello di andare a trascorrere appunto le vacanze in Emilia-Romagna. Intanto proprio il governo è al lavoro.